Free vlog, ma se cade un ginocchio grasso, rotula? No. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su un nuovo vlog. Era un secolo che non facevo un vlog del genere, quindi iniziamo, mi avete lasciato mille domande sull'ultimo video di Minecraft Ita, che se non avete visto andate a vedere, e adesso iniziamo un po' a rispondere. La prima, così, che leggo, free vlog, ci parli un po' di Clash e farai altri video. Allora, Clash, nel senso, sì, sicuramente tornerà Clash, altri giochi, non lo so, ancora sono in fase di sperimentazione, non ho trovato grandi giochi, probabilmente porteremo FIFA tra pochissimo, mi sto un attimo organizzando e poi porteremo FIFA, quello sicuramente, alterneremo questi tre giochi e le varie serie di Minecraft, moddate, survival map, CTM e roba varia. Vlog, perché non inizi una serie parkour in Minecraft? Perché non sono capace, l'avete visto, nel primo episodio della CTM, quella ODM che poi stiamo facendo, ci ho messo tipo mezz'ora per fare un parkour di livello 0 e l'ho anche poi modificato perché ho messo un sacco di blocchi io, quindi io non potrei fare parkour, lancerei la tastiera, mouse e monitor contro i muri costantemente, quindi forse non è proprio il caso che io faccia queste robe, direi di sì. Luigi mi chiede se ho mai imbrogliato, tra virgolette, messo nelle serie passate di Minecraft Ita, e ci sono stati diversi commenti riguardo a questa cosa. E io nella seconda e terza stagione ho scoperto dei bug, cioè nella seconda me la sono andato proprio a cercare, nella terza mi è capitato, dei bug di duplicazione degli oggetti, quindi ok, in effetti sì, però dato che è una possibilità che ti dà il gioco, non è che ho usato la creative, bensì ho modificato, ho sfruttato un bug per guadagnare un sacco di risorse, se quello per voi è imbrogliare, sì, in effetti sì, l'ho usato un sacco di volte, ho moltiplicato quantità di materiale incredibile, ho moltiplicato quantità di ferro allucinogene, però usato la creative, no, mai. Simone mi chiede, free vlog, farei collaborazioni con altri youtuber? PS, sei un grande, mi saluti, please. Sì, certo, ti saluto, ma il punto è sì, sicuramente farò altre collaborazioni. Peccato che il nonno ha deciso di ritirarsi dal mondo di YouTube, quindi non faremo più video insieme. C'erano altri progetti in ballo prima dell'estate, poi io avevo la maturità, sarei partito, sono stato via tipo un mese e mezzo quest'estate, quindi non avevo possibilità di registrare video, di fare collaborazioni. Adesso con l'università sono più incasinato di quanto lo sia stato prima, ma tento, spero, di riuscire a fare qualcosa con qualcun altro. Magari lo contatterò io, o se qualche youtuber sta guardando questo video è liberissimo di fare proposte sotto i commenti. Free vlog, inizierei a fare Build Battle, Skywars, Hunger Games? Probabilmente no, perché non credo di ritrovarmici molto bene. Però vabbè, non si sa mai, diciamo, non ho intenzione di farlo nel presente, qui prossimo, ma se trovo qualche altro youtuber, ritornando al discorso di prima, probabilmente sì, magari qualche video insieme ce lo possiamo fare tranquillamente sugli Skywars o roba varia. Giuseppe mi fa una domanda abbastanza interessante, cioè cosa ne penso del nuovo sistema di combattimento da 1.9 di Minecraft? Allora, per me questo sistema di combattimento non va per niente bene, non mi piace, non l'ho ancora provato né visto in PvP, ma secondo me non è stona, non è adatto, diciamo, a Minecraft, perché devi aspettare che ti si ricarica, c'è lo scudo, insomma è più complicato sicuramente, il fatto che c'è anche la seconda mano, non lo so, io ho giocato tutte le versioni di Minecraft e mi sono sempre ritrovato molto bene, cliccando 2000 volte, tipo così a 2000 il time, no, se non si vede, tipo una cosa del genere, clicchi giù e clicchi 6500 volte il mouse e uccidi vari mob. Non sono mai stato bravo nel PvP, ok, è vero, l'ho fatto anche poco, però non lo so, mi rimane scomodo anche, poi è questione d'abitudine, il fatto che clicchi, poi devi riaspettare, ricliccare, ci ho perso un sacco di roba contro il Wither, mi ricordo, nella terza stagione, per questo motivo mi sono ucciso, infatti sto aspettando per passare agli snapshot nella quarta stagione, sono ancora nel 1.8.8. Free vlog, farai mai qualche live su Twitch? Perché no, sì, sicuramente, se troverò, magari finiti gli esami, buttala là così, verso febbraio, che dovrei aver finito la prima sessione di esami, avrò una settimana completamente libera, che se non vado in vacanza mi faccio una settimana di live video a bestia così. Italo mi fa tre domande. Allora, serie hardcore, sì, sicuramente la voglio fare a bestia, ma dato che sono sbadato come pochi, moriremo, durerà tipo tre episodi la serie hardcore, ma ci voglio provare, la facciamo sicuro la serie hardcore. Collaborazioni ne abbiamo già parlato e mi chiede anche, secondo me, quando inizieranno a chiamarmi a fiere tipo Idromix o Games Week. Che ne so, dipende dal futuro, cioè da quanto
riuscirò a fare dalla progressione che avrà il canale da qua ai pro, al prossimo anno. Sicuramente quest'anno non ce la farò, ma magari avendo una buona progressione, anche se il tempo che gli sto dedicando è minore, sì, mi potranno iniziare a chiamare, sarebbe bellissimo per me, anche se poi con, per questioni di tempo dovrei rinunciare a un sacco di cose, però verrei sicuramente a fiere del genere se mi invitano, ma di corsa, però magari l'anno prossimo, quest'anno no, perché ancora sono, oggettivamente ho pochi iscritti rispetto a grandi youtuber, ma se riuscissimo davvero l'anno prossimo a raggiungere bei risultati, non che questi non siano buoni, anzi io sono la persona più felice del mondo, ma se davvero riuscissimo ad aumentare un sacco, potrei venire io senza che mi qualcuno mi invitasse, ci rivediamo tutti a Romix, il Games Week o tante altre fiere del caso. Privlog, chi è la persona che a volte si sente nei tuoi video? È l'ospite misterioso che io vi dovrei presentare. Il punto è, non è per cattiveria, non è perché io non ve lo voglia presentare. Il punto è che devo convincerlo, barra convincerla, poi tanto avete penso capito tutti chi sia, però io devo convincere lei, io non so più come fare, le ho provate di tutti i modi, non ci sono ancora riuscito, magari ci provate voi, mi fate una schiera di commenti, una marea di mi piace, io provo a convincerla, ma non assicuro risultati, non è colpa mia, è colpa sua, ovviamente. Lorenzo mi chiede qual è il mio nome, è Emiliano, ve l'ho detto un sacco di volte nei vlog, ma per i più vecchi, poi è tanto che non lo faccio, quindi c'è tanta gente nuova, magari che non sa, non ha visto i vecchi vlog. Free vlog, sei mai scappato di casa? No, non ho mai avuto intenzione, né voglio farlo, non voglio scappare di casa ancora. Tech mi chiede se ho pensato mai di fare un video a 360 gradi? No, cioè, no, ok, ho visto un video a 360 gradi e ho detto, oh cazzo che figata, però poi ci ho pensato bene, dovrei fare tipo 7 ore di editing, io non sono minimamente capace e non ho attualmente 7 ore da impiegare per l'editing di un solo video e probabilmente non lo farò, ma in futuro sì, cioè questi sono i progetti che dici sì, ok, in futuro potrei farli, ma non è detto che li faccia così, flambè. Vlog, che microfono usi? Questa è una domanda che mi fate in 20.000 perché mi dite sempre di cambiare microfono perché si sente tipo il rumore della tastiera, una roba del genere, e si sente anche il rumore del mouse quando massacro la gentaccia. È vero, avete ragione, io dovrei cambiare microfono. Pensavo, questo è un altro microfono, sto usando un altro microfono, se si sente bene la qualità video uso questo, che è il microfono di un iPad, è possibile farlo, ve l'avevo anche accennato in un video, e se viene bene, nel senso se si sente bene con questo, io posso tranquillamente registrare l'audio da iPad, quindi magari sì, e non sentite tutti quei casini che faccio solitamente. Free vlog, ci fai vedere la tua postazione? Sì, la mia postazione ve la farò vedere, così, in diretta, flambè, vai! Tadan! Questa è la cosa che uso per registrare, un paio di schede, un altro portatile. Ecco, questa è un po' la mia postazione. Il posto in cui sto ve lo farò vedere successivamente perché devo farci un bel video. Però, sì, ok, ci sono i modem sotto perché mi serviva un po' di spazio per rialzare l'iPad. Free vlog, farei una serie sui minigames, poi mi fa una domanda da interpretare. Se fossi in Minecraft, cosa faresti? Cioè, se io mi ritrovassi in Minecraft, proprio a vivere in Minecraft, aspetta, devo sistemare la telecamera. Se io mi trovassi proprio nel mondo Minecraft, che farei? Che farei? Boh, porca miseria, sicuramente raccoglierei del legno, la prima cosa, poi mi crafterei una crafting table, un piccone in pietra, mi scaverei un cunicolo fino a giù, raccogliendo ferro e roba varia, fino a tipo livello 13 per cercare diamanti, nel Nether non ci andrei mai e poi mai, mi farei la mia bella casetta, mi farei la mia bella safe zone con mucche, polli, roba varia, qualche cucina polli, roba varia, e me ne starei lì fermo, perché se fosse una serie hardcore io ci terrei alla mia pellaccia, no? Vorrei evitare magari di essere massacrato da un Enderman incazzato perché ho incrociato il suo sguardo, o uno scheletro che mi tira frecce a random. No, non mi piace l'idea, ma neanche magari rincontrare un Wither, perché cioè proprio mai. Oppure dopo un po' magari mi romperei le palle e andrei nel Nether, massacrerei tutti, mi prenderei le Blade Power, ucciderei mille Enderman, andrei nell'End, ucciderei il dragone e poi il Wither boss, non lo so, non credo però. Michele mi chiede quale mob preferisco tra il Ghast e i Pigmen. Dopo i recenti avvenimenti Minecraft Ita, la quarta stagione di Minecraft Ita, io penso che il Pigmen, beh, il Ghast era nella posizione più alta tra i mob che mi rompevano i coglioni, perché lo odiavo proprio, i Ghast sono quei mob che odi, i Pigmen adesso di più, quindi dovessi scegliere un mob che preferisco, il Pigmen, perché è il mob più odiato, penso, che ho più odiato negli ultimi episodi di Minecraft Ita. Valentina fa una battuta un po' particolare che ancora non ho capito, cioè quella di prima era terribile, questa non l'ho capita, se una mucca fa un pisolino, pisolino muore.
Non l'ho capito, vi giuro non l'ho capita. Mi chiedete anche in diverse, ho letto diverse domande di questo genere, se continuerò a fare la Nevermind, magari, ma dico magari, ci facciamo un'altra stagione della Nevermind, però riprendere quel vecchio mondo in mano no, perché tipo è una vita che non lo faccio, quindi potrei riprenderla in mano però modificando un po' il pacchetto, perché non mi piace granché, vorrei sì modificare qualche impostazione, togliere qualche mod e metterne qualcun'altra. Allora, ho letto una cosa meravigliosa. Luca mi chiede, cioè, come hai scoperto Minecraft? È un ragazzo, Gianluca, che ha probabilmente visto un altro mio video, quindi è un iscritto da un sacco di tempo, mi fa, un suo amico gli ha fatto conoscere Capo Bastone, grandissimo, cioè, grande. Cioè, qualcuno si ricorda di quello che dico nei video? Sei! E non mi resta altro che dirvi che per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un mi piace se il video è piaciuto, di iscrivervi al canale se l'hai già fatto, di condividere il video su Facebook per farmi scendere le persone, e noi siamo come al solito, a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!